Fabrizio Ferrante, militante radicale e iscritto qui all'Associazione per la Grande Napoli, peraltro giornalista, animatore del giornale E-Press Online. Come sta andando questo congresso? Il congresso si può dire che dal punto di vista politico non è ancora entrato nel vivo, nel senso che il dibattito generale, pur se partito da un po', insomma, non ha ancora visto una relazione compiuta, ecco, finora da parte del segretario, e comunque arriverà senz'altro nel corso della giornata. E mancano ancora un po' di compagni che sicuramente affluiranno qui nel corso della giornata. Sono arrivati degli ospiti importanti che hanno portato un contributo prezioso al dibattito, penso al senatore Luigi Compagna, ma penso anche alla signora Maria Cacace, che è madre di Federico Perna, un ragazzo di 34 anni, detenuto nel carcere di Poggioreale, che insomma ha perso 60 kg dietro le sbarre. Il ragazzo è affetto da una grave forma di tumore, mi sembra al cervello, e quindi una situazione drammatica, con l'ennesimo caso dopo quello di Federico Perna, che ai noi è invece morto a Poggioreale in condizioni ancora da chiarire. E è presente anche la madre di Federico Perna, Nobile Scafuro, che anch'essa è intervenuta. Però appunto, tornando al primo caso, al caso di Vincenzo Di Sarno, è chiaro che tutti noi aspettiamo che ci rispondano su una domanda molto semplice, cioè qui abbiamo dei detenuti che hanno della documentazione seria da parte di strutture sanitarie, sia penitenziarie che civili, quindi ordinarie, comuni, ospedali, dove c'è chiaramente messa nera su bianco l'incompatibilità col regime carcerario di questi soggetti. Questo vale sia per il Di Sarno, che è ancora vivo, che per il Perna, che invece è morto. Anche il Perna soffriva di gravissime patologie, al di là del fatto che si pensa che possa essere stato malmenato, ma questo poi lo dirà l'autopsia, lo diranno le indagini, il processo. Ma noi sappiamo che Federico Perna aveva la cirrosi epatica, aveva bisogno di un trapianto di fegato. Hanno trovato la milza di questo ragazzo, praticamente che sembrava un pallone da football quando gli hanno fatto l'autopsia. Quindi ci sono delle questioni che vanno al di là e vengono anche prima della stessa questione della cella zero, piuttosto che dei maltrattamenti, che sono assolutamente da considerare. Ma c'è l'emergenza sanitaria da un lato, quindi detenuti non curati, e dall'altro c'è come è possibile che persone che c'è scritto nero su bianco che non dovrebbero stare in carcere, poi arriva un magistrato così che un giorno si sveglia e li manda in un carcere piuttosto che in un altro, piuttosto che spostandoli con ritmi infernali e spesso non riescono neanche, a cui spesso non riescono a stare dietro neanche le stesse famiglie, i cittadini detenuti da un carcere all'altro, come dico spesso, come fossero dei pacchi postali. Quindi è tutta una serie di questioni che vanno al di là del semplice sovraffollamento, del semplice maltrattamento, del semplice pestaggio, ammesso che queste cose semplici possano essere accettabili. C'è molto dell'altro e noi stiamo cercando di estendere quindi questo punto di vista. Poi, se non hai un'altra domanda subito, posso anche dire che comunque nel mio intervento ho posto in evidenza una cosa che poi sarà anche presente, mi auguro, nella mozione generale, ovvero che sarà poi approvata, mi auguro sempre, che è importante, perché noi quest'anno da Napoli intendiamo fare, come sempre abbiamo fatto, la politica radicale transnazionale, nazionale e locale, ma non vogliamo perdere di vista il rapporto col territorio, le istanze del territorio, i problemi che possono esserci e che ci sono, i tanti problemi che sono indicati poi nella mozione e che potrei sintetizzare, per chi ha seguito il congresso di Radicali Italiani, con i grandi temi che abbiamo affrontato nella quarta commissione a Chianciano: economia, lavoro, sviluppo. Tra l'altro c'è Roberto Ciccio Messere che dopo illustrerà anche la questione relativa allo sviluppo nel Mezzogiorno, i fondi europei previsti e come dovranno essere poi monitorati nell'ambito anche del grande progetto di Open Coesione, che è disponibile anche su internet, consultabile, che è una buona idea del ministro Barca. Quindi c'è tutta una serie di questioni, il rischio Vesuvio. Io ci metto anche l'antiproibizionismo, perché comunque Napoli può essere un laboratorio. Adesso c'è la sentenza a febbraio sulla Fini-Giovanardi, potrebbero cambiare delle cose, c'è da incardinare la battaglia per la cannabis terapeutica, come fatto anche in altre zone d'Italia. Quindi, come ho detto anche nel mio intervento, prendo a prestito quello che disse Lorenzo Strickleavers a Chianciano nel nostro ultimo congresso, quando fece notare che va bene, va benissimo che ci sia una battaglia, come in questo caso quella dell'amnistia, della giustizia, che è la centrale, ma nulla vieta, aggiungo io, che
vi siano anche altre battaglie, magari meno caratterizzanti, ma che siano in grado di offrire una prospettiva, anche un'offerta, ecco, dare un'offerta politica al cittadino elettore, utente della politica, verrebbe da dire in questo caso, più completa possibile. E faccio lo stesso esempio che ho fatto stamattina: il primo referendum abrogativo del finanziamento pubblico ai partiti, i radicali, il Partito Radicale lo presentò nel 78. Il 78 è lo stesso anno in cui abbiamo vinto la battaglia per l'aborto. E quindi che cosa significa? Significa, va benissimo fare la battaglia per l'aborto piuttosto che per l'amnistia, ma se i radicali del 78 sono stati in grado di fare anche quella per il finanziamento pubblico ai partiti, non vedo perché noi domani mattina non possiamo fare quello e terra dei fuochi, ecologia, ambiente, sviluppo, lavoro, territorio, bla bla bla. I temi non mancano, siamo a Napoli, insomma, no? Va bene, a questo punto vi ringrazio Fabrizio Ferrante e do appuntamento presso online a tutti coloro che ci seguono. È un giornale online e poi anche con i social ti aiuti parecchio per farlo circolare e diamo una mano anche noi ogni tanto a condividerlo. Grazie ancora Fabrizio Ferrante. Grazie a voi, grazie a tutti.